Buongiorno a tutti, eccoci nella nostra trasmissione Numeri, simboli e date di nascita. Oggi parleremo del 25, che ci parla proprio di conoscere la via, ma per conoscere la via ci chiede di comprendere la grandezza che è in noi. Vi porto innanzitutto il saluto da me, Franco Bertoli, insegnante di numerologia alla International Initiation School, che è la scuola dove appunto teniamo i nostri corsi di numerologia, di tarocchi, di aurasoma, di cabala. Quindi se siete interessati, direi che vi possiamo offrire assolutamente serietà, professionalità e competenza in un mondo dove a volte insomma ci sono persone che ne parlano senza essere veramente veramente preparate. Noi siamo collegati alla Associazione Internazionale Numerologi che opera in tutto il mondo e partendo da queste nostre competenze parliamo proprio del numero 25. Allora, il 25, come abbiamo già imparato, è composto dal 2 e dal 5, quindi quando si vede un numero di due cifre bisogna sempre guardare le due cifre. Quindi partiamo dal 2, che il 2 governa tutti i numeri dal 20 al 29. Come dire, dobbiamo vincere la dualità, la separazione, quindi dobbiamo lavorare per l'unione, dobbiamo lavorare per essere, come dire, diplomatici nel trovare le soluzioni che fanno star bene i 2 e 1 insieme. Quindi il 2 proprio ha questa energia che vive anche del raggio 2, perché affinché la diplomazia, l'unione esista, ci vuole nella nostra vita metterci tanto amore e saggezza, amore nell'amare la situazione anche quando questa situazione è complicata, quando è difficile, quando insomma siamo messi un po' in difficoltà, dobbiamo trovare l'amore per quella situazione, con saggezza uscirne senza lasciare ferite, ma lasciando appunto un'unione. Questo è il grande valore del numero 2. Il numero 5 è un numero già più elaborato. Sapete che la sequenza dei numeri va da 1 fino a 9 e poi dopo continua, ma in realtà si ripete. E il 5 è anche un numero che ci chiede proprio di pensare chiaro, è legato ai 5 elementi, è legato alla stella con 5 punte, è legato alla nostra capacità di vedere le situazioni con i 5 sensi, quindi la vista, l'udito, l'olfatto, il sapore, quindi di trovare proprio lì in mezzo la capacità di legare tutto insieme in base a quello che noi sentiamo. A questo punto andiamo al 25, che abbiamo già definito appunto, che si chiama conoscere la via per comprendere la grandezza che è in noi, e ci chiede anche di fare un lavoro di networking mentale, che vuol dire legarci agli altri ad un livello con una capacità di scindere i pensieri, e vedremo dopo quanto i pensieri possono essere pericolosi per il 25. Ma guardiamo anche la somma dei numeri, nel senso che 25 fatto dal 2 e dal 5, che sommato mi dà 7, quindi 25/7. Un numero importante perché è la fusione, è la magia, anche se vi piace di più, la capacità di fondere, di mettere insieme le situazioni, e anche qui per trovare, come dire, il modo migliore per stare al mondo, per saperci relazionare con gli altri e anche trovare la nostra strada. Il 7 è anche un numero spirituale, l'essere umano è spirituale, poi decide una religione, e questo assolutamente è la nostra libertà, perlomeno in alcuni territori del mondo. Ma l'essere umano è spirituale, ma per conoscere, per tirar fuori in modo maieutico la propria spiritualità, sicuramente si fa aiutare dal numero 7, che è anche il numero appunto degli alchimisti, di quelli che creano la fusione, diciamo così, per trasformare il piombo in oro, per trovare l'insight delle cose, il vero significato. Il numero 25 è veramente molto molto bello e particolare, soprattutto a livello del Tao, dove si trovano le migliori definizioni, secondo me. Ho studiato per voi in questi giorni il 25, in realtà le ho studiate per me e poi le trasmetto a voi. Ma il tema del 25 è veramente molto molto legato al conoscere se stessi. Conoscere se stessi
Perché partiamo dal fatto che noi siamo grandi, ma noi siamo grandi perché veniamo dalla grandezza che c'è intorno a noi. Per cui il tema di conoscere la via, quindi conoscere la strada che dobbiamo fare, dove dobbiamo mettere la nostra attenzione, perché lì vada la nostra energia, è legata enormemente al conoscere se stessi. E per conoscere se stessi, appunto, bisogna avere la fiducia di credere e comprendere la grandezza che è dentro di noi. Il Tao ne parla come uno dei passaggi più importanti per la nostra consapevolezza, che leggendo ci porta anche a delle teorie come la legge d'attrazione. Nel senso che nella nostra vita noi attraiamo a noi delle cose, le attraiamo enormemente quanto più siamo connessi a noi stessi e siamo consapevoli della grandezza che siamo. Infatti il Tao, ci chiede di creare un piccolo mantra legato a vengo dalla grandezza, attiro grandezza, sono grandezza. Questo chiaramente quando parlo di questo parlo di maestri che ci hanno insegnato questo, per dire Lao Tzu è vissuto 2600 anni fa, quindi insieme a Buddha, a Zarathustra, in quel periodo hanno messo giù veramente le fondamenta per l'umanità e anche per la cristianità. E l'hanno legata a questa grandezza che deve essere legata appunto alla umiltà, nel senso nel momento in cui io credo nella mia grandezza, dico di essere grandezza, bisogna assolutamente che io sia umile, altrimenti divento arrogante e presuntuoso. Ecco, quindi dobbiamo tenere l'asticella alta su questa attenzione a non diventare presuntuosi e arroganti, ma rimanere su questo grande tema. Che noi siamo grandezza, esattamente la stessa grandezza che è la nostra vita. In questo modo vi leggo una frase, tenete ben presente questo concetto e riuscirete ad attrarre a voi stessi la capacità di creare le cose e appariranno a voi le persone giuste. Credo moltissimo in questo tema perché come parliamo della numerologia, che è una vibrazione e in quanto vibrazione diventa energia, anche noi col nostro corpo siamo vibrazione, siamo energia. E in base alla nostra frequenza noi attraiamo a noi le persone che sono con la stessa frequenza nostra. Quindi quanto più lavoriamo, anche qui i grandi consigli che vi do lavorando vicino al numero 25, se vi appare o se siete nati il 25 o se in qualche modo ne siete connessi, di lavorare proprio con la meditazione, con la respirazione, quindi con la capacità di essere molto presenti, di guardare interiormente per poter essere se stessi, per creare quella legge d'attrazione di cui stiamo parlando, che è quello che ci capita. A volte diciamo che ci capita per caso, ma non è proprio così, nel senso che molte delle cose che attraiamo a noi dipendono dal nostro stato dell'anima, dal nostro stato d'animo. Infatti noi anche nella nostra scuola, Initiation School, scuola di iniziazione a se stessi, è proprio la capacità di ascoltare la propria anima, la propria essenza. Infatti chi fa il nostro percorso di studio diventa un soul facilitator, quindi un facilitatore dell'anima. Anima, che vuol dire soltanto supportare le persone a essere la grandezza, come diciamo oggi, che tutti i libri sacri ci dicono da millenni e che noi dobbiamo imparare a riconoscere, dobbiamo imparare a vibrare nel modo giusto con quello che siamo, proprio per poterlo esprimere, perché molto di quello che noi esprimiamo dipende da quello che noi pensiamo ed è molto delicato lavorare con i nostri pensieri. Per questo il tema della meditazione è molto importante, perché la meditazione fatta in un centro di meditazione, fatta seduti, fatta sdraiati, ma a me piace molto, per dire, anche la meditazione camminata, magari in un bosco, nella natura, perché la natura, l'acqua ci aiuta enormemente a centrarci, ci aiuta a buttare via pensieri spazzatura. Pensieri spazzatura sono quei pensieri che non sono indispensabili, anzi a volte sono proprio pensieri negativi che ci limitano nella grandezza che noi siamo.
In questo tema mi collego all'altro grande libro di numerologia che è proprio Li Ching, sono libri che vi ho già consigliato in passato, questi sono due libri di numerologia che si usano nella nostra scuola ma che sono in effetti tra i libri più antichi e più importanti della numerologia e della conoscenza di se stessi. E quindi il tema dell'I Ching, sempre legato al numero 25, è molto legato a questo tema della grandezza, di riconoscere la via e di riconoscere la grandezza che siamo dentro di noi, chiedendoci proprio di vivere il presente, di accettare l'inaspettato, nel senso che aspettarsi qualcosa dal futuro, che sia bello o brutto, è comunque presunzione, perché il futuro è un mistero e noi non lo possiamo sapere, ma un certo futuro succederà quanto più noi siamo centrati nella vibrazione dell'eterno momento presente che ci forgia veramente per il nostro futuro. E quindi questo conosci te stesso nasce anche dal lavoro fatto sui propri pensieri, come ho appena detto, perché sono veramente quelli che creano la vibrazione che esce da noi e va poi ad attrarre qualcosa o qualcos'altro. E quindi l'aspettativa è qualcosa sulla quale, come dire, lavorare, per cui non aspettarsi delle cose. Avere degli obiettivi, assolutamente sì. Quindi nel caso mio, da ex campione, volevo vincere una partita, ma aspettarmi di vincerla è sbagliato, perché non sapevo allora, non lo si può sapere oggi, se la partita la vincerai o no. Puoi solo concentrarti veramente sul fare, che è nel presente, e evitare di entrare in quel desiderio che la situazione sia come noi vorremmo che fosse, perché distraiamo la nostra attenzione dal momento presente e questo ci fa perdere la nostra migliore vibrazione. Non siamo più disciplinati e risoluti, torno alla metafora della partita, quindi come giocatore, mentre sto giocando in questa azione, è importante che io sia disciplinato e risoluto nel giocare questa azione al meglio di me, col massimo impegno, senza mollare mai, e poi è più probabile a quel punto che io raggiunga l'obiettivo che mi aspetti. Mentre invece nella vita noi troppe volte siamo nell'aspettativa di un qualche futuro, a volte neanche troppo, come dire, non siamo neanche troppo attenti e centrati nel mettere veramente il futuro desiderato per noi, non so, ogni mese, ogni 3 mesi, 6 mesi, un anno, ma lasciandolo un po' nella routine e a volte, insomma, mettendoci delle aspettative un po' casuali. Ecco, quello che dobbiamo, ma vogliamo fare, è che il numero 25 ci dice di conoscere la via, riconoscere la via, riconoscere la grandezza che veramente è in noi. Questo mi fa anche riflettere su una poesia della Williamson che spesso leggo nei miei corsi, che è La nostra più grande paura. Nella nostra più grande paura proprio si parla che la nostra più grande paura non è quella di essere eccezionali, di essere qualcosa di incredibilmente fantastico, ma la nostra più grande paura è proprio l'incapacità di stare lì. Infatti Nelson Mandela usò molto questa poesia per trovare la forza nei suoi 27 anni di carcere di continuare a credere nell'unione tra bianchi e neri e trovare la soluzione. Quindi la nostra più grande paura è quella di essere grandi oltre ogni limite, è quella di poter essere luce per gli altri, mentre invece a volte, insomma, scendiamo di livello dicendo non ce la posso fare, non sono abbastanza bravo, io chi sono per dire no. Credeteci nella grandezza che siete e che siamo tutti noi, perché, come dice proprio il Tao, noi veniamo dalla grandezza. Vi leggo l'ultima frase del Tao: per comprendere l'umanità comprendete la terra, per conoscere la terra comprendete il cielo, per conoscere il cielo comprendete la via. E per conoscere la via, quindi dove dobbiamo andare, comprendete la grandezza che è dentro di voi, perché noi veniamo proprio da quella grandezza e l'essere umano è grande. È chiaro che ci vuole un grande lavoro su se stessi, quotidiano, sulla meditazione, sulla centratura, sulla presenza, sulla capacità
del 2, come abbiamo detto, di essere sempre diplomatici, di evitare la dualità, la separazione, di usare tutti i nostri sensi, tutte le nostre comprensioni per avere quella chiarezza mentale che ci dà il 5, per creare quella magia del 25-7, che è proprio quella magia della grandezza che siamo. Bene, è sempre un grande piacere. Sui canali nostri della nostra scuola mi potete sempre contattare. Vi auguro a tutti una buona vita e a risentirci presto.